Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Cronache da Sottosopra, la rubrica di filosofia che cerca di far tornare il mondo a camminare sulle gambe e ad avere la testa invece in aria e non viceversa. Prossimo fine settimana si terrà a Verona il 13esimo, mi sembra, congresso forum mondiale delle famiglie, forum congresso mondiale delle famiglie organizzato da associazioni in realtà antifemministe, antiabortiste, associazioni del conservatorismo religioso, associazioni che fanno della battaglia contro le lesbiche, gli omosessuali, il divorzio, l'eutanasia, la fecondazione in vitro, contro le cellule staminali, il loro motivo d'essere. Fanno di questa battaglia antimoderna la loro crociata. Le argomentazioni sono, a mio avviso, inquietanti, ma c'è qualcosa di ancor più inquietante, perché in democrazia, che ci piaccia o meno, è giusto che ci si possa incontrare per dibattere e discutere, ed è importante garantirlo soprattutto alle persone che portano avanti idee diverse dalle proprie, portano avanti idee politiche, sociali, culturali, differenti dalle proprie. Il tutto richiederebbe un rispetto di fondo, questo in un forum delle famiglie che considera i gay e le lesbiche malati e le ragazze, donne, femmine che abortiscono delle assassine, non avviene. Però rimane pur sempre un luogo in cui si incontrano delle persone a parlare, e i luoghi in cui le persone si incontrano a parlare vanno, appunto, come dicevo prima, difesi e tutelati. Un conto è poi mettere in pratica, realizzare, un conto è arrivare con violenza nelle e sulle vite delle persone. In questo caso si tratterebbe, appunto, di un forum di discussione, si tratterebbe di un confronto per portare avanti questa crociata. Quello che invece non è assolutamente, a mio avviso, legittimo addirittura, ma quello che è, a mio avviso, non opportuno, è che il tutto venga avallato dai ministri di un governo, di una democrazia che ha una costituzione fondata sì sulla famiglia, ma poi su il rispetto, la solidarietà, sui diritti umani. Allora, che il ministro della famiglia Fontana, noto per le sue posizioni anti-omosessuali, anti-lesbiche, noto per le sue posizioni contro il movimento non uomini, Me Too, contro le donne, noto per le sue posizioni sessiste, per la sua misoginia, dia il patrocinio a tutto ciò, è veramente scandaloso, vergognoso, disgustoso. Ma come se non bastasse, e qua vengo al mondo che meglio conosco, al mondo di cui faccio parte, ciò che è ancora più scandaloso è che decida di partecipare a questo convegno, a questo forum, il ministro dell'istruzione Bussetti, il ministro leghista Bussetti. E anche qui cerchiamo di capirci: a che titolo partecipa il ministro? Uno potrebbe dire: partecipo a titolo personale, perché in democrazia
il ministro uomo Bussetti non può, tra una quindicina di giorni, una decina di giorni ormai, partecipare a questo ridente happening in cui si considera l'omosessualità una malattia. Per nessun motivo, direte voi. Certamente, perché nel tempo libero, a meno che non ci sia della violenza di mezzo, una persona è pur libero di trascorrere le ore dove gli pare, piace. Ma è questo il problema. Il signor Bussetti in questo momento non è semplicemente un uomo, è un ministro. E la violenza non è soltanto quella fisica che va bandita in democrazia quando uno ricopre una carica, ma anche quella verbale. Mi spiego ancora meglio. Se io, Matteo Saudino, insegnante, decido di partecipare ad un convegno sul negazionismo della Shoah, qualche perplessità la susciterei, perché sono un insegnante. È ovvio che non ho partecipato alla persecuzione di ebrei, ma a un avvenimento in cui si nega la Shoah, i campi di sterminio, i forni crematori. Ma si riesce a separare la figura Matteo Saudino insegnante con degli allievi, con degli educatori? Matteo Saudino con degli allievi, educatore, dal Matteo Saudino privato? Io posso su Facebook, sui social, pubblicare quello che voglio perché è la mia vita? Posso elogiare a parole la violenza dicendo che poi non la metto in pratica? Io penso di no, penso che sia sbagliato. Un conto è ragionare, un conto faccio una lezione in cui spiego la violenza del fascismo, la violenza di Robespierre, la violenza dello stalinismo, la violenza del capitalismo. Un conto è spiegare, trovare le cause, capire le conseguenze, un conto è ragionare, un conto è partecipare a degli eventi in cui si fanno pratiche verbali ideologiche di violenza. Questa è una cosa molto molto particolare. Poi ripeto, nel mio tempo libero è giusto che io abbia la mia libertà, e per questo non dovrei essere, ovviamente, per quanto sono un garantista, un libertario, giudicato in maniera rozza, violenta, messo su appunto un patibolo. Dovrei però essere chiamato a giustificare, a spiegare, non giustificare, a spiegare. E così almeno io vorrei fare con il ministro Bussetti, il quale mi deve dire se va come uomo semplice nel suo tempo libero o se va come ministro, perché se va come ministro siamo assolutamente al di fuori dell'arco istituzionale, siamo al di fuori di quel giuramento che ha effettuato nel diventare ministro. In questo forum, ripeto, si parla di donne assassine se abortiscono, in questo forum si parla di abrogare gli obiettivi del forum, e trovate, sono circa 30. Si parla di abrogare le leggi che garantiscono le unioni civili tra gay e lesbiche, la possibilità di ovviamente avere dunque un legame che garantisca ai gay e le lesbiche assistenza sanitaria, reversibilità pensionistica. In questo forum si considera l'omosessualità una malattia e la si equipara alla pedofilia. Non tutte le formazioni presenti, molte però sì, ripeto, cercate in rete i pronti programmatici. Si dichiara criminale ogni forma di eutanasia e criminali le persone che vogliono portare avanti una legge sull'eutanasia, che dunque va boicottata. Propongono una moratoria per una grande convenzione, trattato internazionale, per mettere al bando l'eutanasia dall'Europa e impedire che ci sia il testamento biologico in Italia. Sono, udite udite, dei forti contrari al divorzio. Doppio obiettivo: abolire il divorzio in Italia, o almeno proporre delle leggi, far sì che siano delle leggi che lo rendano complesso, ovviamente tutto a svantaggio della donna. Pensateci cosa vuol dire per la donna perdere le conquiste, sofferte, dolorose, dell'aborto e del divorzio. Torni sotto il giogo del dominio culturale, economico, politico, antropologico del maschio. Si parla ancora, udite, di
impedire la vendita dei preservativi. Ovvio che è una cretinata, ma si parla di portare avanti una battaglia per di lungo periodo, per prima ridurre, per poi impedire, vietare la vendita di preservativi e tornare dunque a ogni metodo naturale, biologico, in quanto la vita è sacra, il rapporto dunque va fatto, il rapporto d'amore solo a fini di procreazione. Care donne, ricordatevi che il preservativo vi ha rese libere, perché altrimenti ogni volta ingravidate se state sempre solo soggette ai desideri, alle volontà, alle progettazioni di vita del maschio. Bene, parliamo di queste cose. Contro ogni sperimentazione di sulle cellule staminali, contro la fecondazione in vitro, chiaramente contro le famiglie arcobaleno, contro la possibilità di adottare dei figli. Tutto questo è sostenuto in questo forum. Attenzione, monitorare la propaganda dei gay, cioè valutare la pubblicazione di libri, che esaltino figure omosessuali, la cultura omosessuale, intervenire sulla diffusione di film, fiction, serie TV in cui ci sia la propaganda omosessuale. Allora, parliamo di un convegno oscurantista, violento nelle progettazioni politiche, a cui un ministro dell'istruzione della Repubblica Democratica, laica, nata dalla resistenza, non può partecipare. Una Repubblica sul pluralismo, sul rispetto delle minoranze, non può partecipare. Il ministro Bussetti deve ritirare immediatamente la sua partecipazione, o altrimenti fare una bella conferenza in cui dice che va a titolo personale per indagare, per studiare, ma non può permettersi di dire che appoggia simile convegno, e tanto meno che ne condivide le idee, perché quelle idee sono contrarie alla Costituzione su cui lui ha giurato, e va tolto il patrocinio a questo forum. Aveva un ministro Fontana che è oscurantista, la cui violenza ideologica va contro il corpo delle donne, la mente delle donne, contro le reali famiglie, perché le famiglie oggi sono diventate un'altra cosa. Sono luoghi ovviamente in cui innanzitutto c'è l'essere al centro, il bene e l'affettività come prospettiva. Poi questa cosa non c'è, o è difficile che ci sia, non c'è sempre ovviamente, è difficile che ci sia sempre, è una questione di problema, ma l'affettività, il volersi bene, il rispetto sulla base della famiglia. E quando ci sono vanno avanti dalle famiglie, quando non ci sono si separa, si cambiano prospettive, si iniziano nuovi percorsi. La famiglia non è un luogo prigione, coercizione, non è un luogo di catene, di violenze, di soprusi. È chiaro? L'omosessualità non è più una malattia considerata tale da studi, è anche imbarazzante darne parlare. È chiaro? E non può in Italia esserci un convegno di questo tipo con l'avallo del governo, con il patrocinio del Ministero della Famiglia, con la partecipazione del Ministro di Istruzione. Io, signor Bussetti, ogni giorno entro in classe e spiego ai miei ragazzi cos'è la democrazia, cos'è la tolleranza, cos'è il rispetto, cosa sono i diritti, cosa sono le regole, cos'è la reciprocità nel rispetto. E non entro in classe considerando un mio allievo, una mia allieva lesbica o omosessuale, un malato, un perverso, lo scambio per un pedofilo. E non considero le donne che hanno abortito, le ragazze che dovessero aver abortito, delle assassine, delle criminali. Io sono un insegnante che cerca di lavorare per il rispetto dei diritti umani. Faccio parte di un'Italia che ha firmato la Convenzione dei diritti dell'uomo. Io faccio parte di un'Italia che ha firmato la Convenzione per i diritti sulle donne. Faccio parte di un'Italia che deve essere al centro della difesa e promozione dei diritti umani, del rispetto della persona. Non voglio far parte dell'Italia delle crociate, dell'Italia della caccia alle streghe, dell'Italia dei fondamentalismi, di un cattolicismo reazionario vergognoso che è fuori dal tempo, è fuori dal tempo della ragione, del rispetto, è fuori dal tempo dell'educazione. Ma nonostante sia fuori dal tempo, questa prospettiva è ancora molto pericolosa, perché non passa giorno in cui non ci siano discriminazioni reali su queste minoranze. Allora, Mr. Bussetti, io spero che lei faccia ancora un passo indietro, altrimenti ne dovrà rendere conto alla storia, con questi toni, ma soprattutto alle migliaia, alle milioni di ragazzi che vanno a scuola in questo paese, che si chiederanno sempre più se il ministro
li rappresenti o se di fatto non sia un usurpatore di un ruolo e di un luogo che deve essere democrazia di inclusione reale. È inutile parlare di inclusione, si partecipa a dei convegni che si fondano sull'odio, la violenza e l'esclusione.